Va bene, ciao a tutti bastardi, oggi siamo qui, io e Stefanello, per fare quattro liquidi, che poi sarebbero cinque, però ne abbiamo solo quattro, di Gemp Labs. Allora bastardi, partiamo col primo. Intanto io ho la maglietta Gemp Lab. Gemp Lab e lui c'ha il cappellino. Salutiamo bastardi. Andrea. Salutiamo Andrea. Purtroppo ne abbiamo solo quattro perché sì. Andrea, te ne sei sbagliato un liquido e quindi ce l'hai dato dopo. Ecco, partiamo col primo, signora, nuova linea Paradise. Allora, nuova linea estiva presentata al Vape Italy, sì. Paradise. Paradise. Panna cotta, melograno, lampone. Che è questo qui, guardalo qua, eccolo. Lo proveremo su Wotofo Profile con la mesh e sì. Il cap da 22. Va bene, ciao, vai. A 45 watt. Intanto che io lo naso, sembra qualcosa di bruciacchiattino. Sembra tipo una crema, quella che si brucia, come si chiama? Col lampone. La crema catalana. Con quel bruciacchiattino lì e il lampone. Al naso buono, mi piace. Allora, si sente la parte appunto della panna cotta e il lampone. Io la parte di melograno non ce la sento, però comunque è un buon liquido, mi piace. Anche a Mariana piace molto il lampone. 8,5. Allora, è una panna cotta che non sento la panna cotta. No, aspetta. Alla fine la sento. Sembra però una panna cotta un po' bruciacchiata. Come appunto la crema catalana che ti arrostiscono. Alla fine sentite sta panna cotta, proprio alla fine. Io sento tutte e due. Forse sento più melograno che lampone. È un liquido particolare, secondo me. È un liquido che non ho mai sentito. È un liquido originale, secondo me. Secondo me però deve piacere, cioè secondo me non piace a tutti, c'è una roba un po' strana. Che voto gli dai tu? 8,5. 8,5 io gli do 7, mi sento di dargli 7. E secondo me non è un liquido da tutti questo, È un po' particolare. È un po' particolare. Passiamo al prossimo, signori. Benissimo, signori, adesso passiamo al prossimo, che è Paradise Riso Dolce Agrumi e Fiori d'Arancio. Eccolo qua. E io lo naso. Sento dell'arancio. Allora, io la parte di fiori d'arancio. Sì, sentite la parte agrumata e forse anche un pelo di riso, sai? In aspirazione sentite la nota agrumata e dei fiori d'arancio. Poi dopo vi arriva una nota un po' particolare, molto particolare, che non saprei definire, però è classica del riso dolce. Perché dico classica del riso dolce? Io, avendo una compagna straniera, loro fanno un piatto fatto con il riso e la crema di cocco. Vanno a prendere il riso, una particolarità di riso che è dolciastro già di natura, e poi la condiscono con il latte di cocco. Quindi sono abituato a sentire la nota dolce del riso. Allora, il riso si sente, questo riso dolce, si sente, cioè, se non l'avete mai assaggiato il riso dolce, come ha detto Stefanello, secondo me fate fatica a capirlo, perché però avendolo già assaggiato proprio veramente, lo sento. Secondo me è troppo amaro questo liquido, è troppo amaro, sentite l'amaro dell'agrume e del fiore d'arancio. È veramente troppo amaro, secondo me. Almeno qui sul profile sì. Risalta di più la nota amarognola degli agrumi e degli agrumi. Sì, cioè per me è un liquido amaro, non è un liquido dolce. Cioè ci sarà un po' di dolce, ma secondo me è un liquido amaro. Allora, buttandolo fuori dalla bocca sentite l'amaro di agrumi e arance, è un piccolo settore di riso dolce. Se lo butto fuori dal naso mi sa proprio da deodorante per ambiente, purtroppo. Però mi dà proprio l'idea di floreale da deodorante per ambiente. Purtroppo io questo gli do 6. Questo qua non mi piace. Questo qua proprio non mi piace. E anche a me piace molto, gli do un 6,5. No, questo qua niente, al naso era più buono. Il terzo, bastardi. Tè marocchino e ice. Quindi iniziamo con i freschi. Che a noi piacciono tanto. Sì. Infatti sprizziamo gioia da tutti i pori. Sì. Proprio per freschi intendiamo che ci sia la colada o quello. Ricordiamo che a noi non ci piacciono i freschi. Ecco, sì. Facciamo questo, vedete? Paradise tè marocchino ice. Al naso, com'è il naso? Io sento solo l'ice. Sembra una Brooklyn. Oh, Madonna. Picchia tanto?
di ice. Sembra veramente una Brooklyn, eh? Liquido, al naso sembra una Brooklyn. Liquido è buono. Tè marocchino, a parte che io il tè marocchino non l'ho mai... Però c'è troppo ice, mamma mia. Allora, al naso però devo essere sincero, sembra una Brooklyn. Sembra una Brooklyn, ma hai sbappato? Sì, sì. Sembra quasi dentifricio. È una Brooklyn, è una, no, non so quale Brooklyn. Forse quella bianca. Quella verde scura. No, quella bianca. Però molto ghiacciata. Madonna. Allora, aspetta però, devo essere sincero. L'ice, secondo me, ci sono liquidi con più ice. Sì. Qua ce n'è, però ce ne sono di peggio, secondo me, come quantità di ice. È una Brooklyn, non so definire quale. Se, ovviamente la descrizione sarà sbagliata la mia, perché alla fine è tè marocchino, ok? Però io sinceramente tè marocchino non l'ho mai bevuto. A me dà l'idea di una Brooklyn, non so quale, forse quella bianca. Mi sembra di più quella bianca. Con l'ice, e questo qua mi piace leggermente di più rispetto al precedente, però gli do sempre un 7. Allora, come liquido gli do un 7, giudizio personale 5. No, devo rettificare, devo dargli di meno, perché cioè non mi piace, neanche questo qua non mi piace. Non so, adesso sbappandolo ancora un po', c'è un piccolo sentore, è una Brooklyn che non mi piace, anche se non è Brooklyn la descrizione. Non mi piace questo. Questo chiedo scusa, ma non mi piace, gli do 6, perché comunque il sentore di Brooklyn c'è, bene o male le Brooklyn le abbiamo mangiate tutte e ci piacciono. Quindi il 6 glielo do, però non di più. Non di più. Allora, devo dire una cosa, che adesso che il cotone inizia a seccarsi un pochino, sì, riesco a svaparlo un po' di più, sì. Appena trippato proprio non riuscivo a svaparlo, mi dava delle botte nei polmoni per l'ice, per ovviamente. L'ice allucinante. Passiamo all'altro, che è cola, ice e limone. Eccolo qua, cola, ice e limone. Allora, al naso sembra una cola, ma non... Una cola molto leggera, con del limone. Ovviamente non è una cola molto... Sentite proprio il sentore di cola, il lime. E devo dire che qua l'ice viene un pochettino smorfato. Questo gli posso già dare un bel 7,5. Allora, l'ice qua non c'è. Cioè, rispetto agli altri, qua io non sento niente. No, qui c'è un pochettino. Ecco, no. È quella dose che c'è qua per i miei gusti, non piacendomi gli ice. La dose giusta. Allora, questo qui lo preferisco al precedente, perché l'ice praticamente non lo sento. Sento del limone e una cola. Avete presente la cola che la lasciate lì e dopo un po' si sgasa? Mi dà quella sensazione lì. È una cola sgasata col limone. Ci sarà dell'ice, ma io non ce lo sento. Quindi qua mi sento di dargli un po' di più, gli do 7,5. Adesso che si sta asciugando la mesh e il cotone, il sentore di cola lo percepite meno. Magari su un altro atomizzatore, sì, rimane di più. Adesso, appena drippato, in aspirazione senti subito il gusto della cola. Adesso la cola arriva col limone, però è una cola sgasata con il limone, proprio il limone lo sentite. Sì, comunque l'ice non ce lo sento qua, quindi meno male. Preferisco. Anche se dovrebbe esserci, sicuramente c'è, ma io non so perché non lo sento. Sì, 7,5. 7,5. Vediamo anche. Provateli, fateci sapere qualcosa nei commenti, o se li avete già provati, diteci qualcosa. Se vi è piaciuto il video, piacciate, condividete, ma soprattutto iscrivetevi al canale Gicone X Svapo. Seguite Jump Lab, provate i liquidi di Jump Lab. E quindi, con l'ultimo svapato di Stefanello, ci vediamo al prossimo video. Vabbè, ciao.